amici e amiche di Luminanzia, buongiorno. Siamo oggi venuti nell'azienda Società Agricola Polline, nel comune di Roma, situata sulle rive del lago di Bracciano che vediamo alle nostre spalle, un'azienda agricola che alleva bovini da carne di razza Charolais, gestita dalla famiglia Di Domenico. E abbiamo qui accanto i proprietari, ai quali chiediamo di illustrarci brevemente dove ci troviamo e appunto la vostra organizzazione aziendale. Noi abbiamo l'allevamento Charolais in purezza, quindi circa 90 fattrici. Diciamo, l'attività è tutta finalizzata per l'allevamento, quindi anche come la parte agricola, sì, insomma, tutto finalizzato, sì, all'allevamento, sì, del, sì, bestiame, sì, foraggere più, okay, che altro, in più anche grano e un po' di avena per dare sostegno, diciamo, sì, agli, sì, animali. Sì, sì. Un'azienda che nasce nel 1906, abbiamo letto arrivando. E sì, è stata acquistata dal bisnonno, perché lei è la titolare insieme alle altre due sorelle, e è stata acquistata da Pietro Di Domenico nel 1906. E era un'azienda dove appunto si svolgevano attività sempre agricole e zootecniche, si allevavano, sì, comunque bovini da carne. No, inizialmente abbiamo detto, mi, sì, avete un po', sì, raccontato. Sì, masserie sia cavalli, muli, pecore e anche vacche. E poi vacche da carne. E qui l'azienda era molto grande, arrivava fino al lago di Stracciacappa, erano più di 1000 ettari. Poi col tempo, tra espropri, divisioni, insomma, certo, adesso attualmente ci abbiamo qui come Società Agricola Polline circa 200 ettari di terreno. Di terreno. Quindi abbiamo detto la scelta della razza Charolais, a quando risale, a cosa è dovuta? E prima c'era maremmane, insomma, come tutti, l'allevamento era di maremmane, che poi è stato importato dei tori nei primi anni 80. Da mio suocero due tori che ha incrociato con la maremmana, e poi, insomma, poi ci hanno riconosciuto la razza, la Charolais in purezza col tempo, insomma, ormai sono, che facciamo selezione, sono decenni. Mm-hmm. Vi siete trovati bene? Beh, sicuramente, sì, le caratteristiche di questa razza, comunque, sì, docile, sì, pascolatrice, sì, buona, sì, attitudine materna, comunque. Sì, vero, vero. E come sbocchi di mercato? Beh, il mercato è, diciamo, non ci abbiamo problemi, non ci sono i prezzi, insomma, sono piuttosto, ecco, sono un paio d'anni riusciamo a spuntare un 10-15% in più rispetto agli altri anni, però è sempre una fatica, come dire. Certo. Però noi, avendo l'allevamento in purezza, selezioniamo sia tori che vacche, insomma, manze, e li vendiamo per vita. Quello, insomma, è un ricavo, certo, maggiore, insomma, lavorati, quelli che riusciamo a vendere per vita. Certo. Il resto li vendete da ingrasso? Comunque. Sì, sono diversi aziende che fanno ristallo, okay, che più che altro hanno convenzioni con questi grandi supermercati tipo Coop, insomma. Certo. Che,
E avete avuto un periodo in cui vendevate direttamente voi al macello, ingrassavate e tutto? Sì, ad oggi non lo ritenete più una scelta? No, cioè, fatti i conti, considerato anche il costo del personale, perché quello si tiene sempre, diciamo, un costo nascosto, tra virgolette, no? Invece incide, va considerato. Certo. E considerato tutto, cioè, era una remissione. La parte di ristallo, di ingrasso, insomma, andava a incidere. Sì, portarli a quei 7 quintali e mezzo, il vitellone, era un costo. E, beh, ci siamo detti che l'azienda agricola, la parte agricola è biologica, sì. Un periodo lo è stato anche sì, la parte fino zootecnica. Sì, due anni fa era anche la zootecnia. Okay. Poi sempre per un problema di costi, il mangime costano di più e così via. Siamo usciti come biologico per la zootecnia, però è rimasta l'azienda. La parte agricola. La parte agricola, sì. Bene, e dal punto di vista organizzativo gestionale degli animali vivono allo stato brado? Sì, sì, e noi siamo organizzati con 3 gruppi di fattrici, ogni gruppo ha 2 tori. Che appunto tutto naturale, insomma, e programmiamo anche le nascite, perché i tori li togliamo a novembre e li rimettiamo dentro a marzo, in modo che le nascite, i primi di gennaio, e perché questo? Perché d'estate soffrono un po', le mamme hanno meno latte, certo. E quindi facendo i parti da gennaio in avanti, diciamo, le trovate meglio. Il grosso è da gennaio ad aprile, insomma, certo. Il grosso, certo. delle nascite. Bene. Un'azienda che è stata anche diversificata, no? Nel tempo, mi stavate raccontando che oltre alla parte, ecco, agricola zootecnica, avete anche intrapreso nuove attività laterali, ma che sempre fanno parte di tutta la tenuta. Sì. Certo, qui organizziamo, abbiamo una location per eventi, insomma, matrimoni piuttosto che presentazioni. Ecco, abbiamo avuto la presentazione di macchine nuove e poi molti spot pubblicitari, ecco, questo era. Certo. E poi oltre qui al casale abbiamo giù la riva di polline, così è chiamata, abbiamo dove c'è la spiaggia attrezzata. Sul lago di Bracciano. Sul lago di Bracciano. Queste sono attività stagionali, chiaramente. Certo. Sia qui dalla location che giù a... Certo. E un'azienda che oltretutto, non dimentichiamo di dire, si sviluppa sul parco regionale del lago di Bracciano e Martignano. Sì. E, cosa possiamo dire di questo? Com'è essere un'azienda all'interno di un parco regionale naturale? Diciamo che vantaggi non ce ne sono molti dal punto di vista, molte restrizioni, e anche perché poi essendo riserva, qui il grosso problema che abbiamo noi sono i cinghiali. Abbiamo visto poco fa un branco pascolare come fossero ovi caprini in mezzo alla valle. Sì. E fanno dei grossi danni, certo. Perché sia nelle coltivazioni, proprio ci sono dei punti arati, certo. Sembra sì, che col muso proprio scavano, sì. E quindi insomma, è un grosso problema per noi. Il parco ci ha messo 2 gabbie,
e ci ha fatto fare un corral, cioè un recinto di cattura, che sono molto grandi, però non sono mai entrate in funzione perché con la peste suina ci sono state restrizioni di ulteriori problematiche sì. sanitarie. Però i cinghiali sono un grosso problema. Lupi, altri predatori? Sì, anche lupi, però insomma, diciamo a noi ci toccano meno perché qui c'è sia una quantità di cuccioli, di cinghiali, insomma. Importante, sì. Certo. E ci abbiamo avuto un paio di vitelli aggrediti da lupi, però insomma non è il problema del lupo, è il problema del cinghiale. Immagino. E prospettive future? Prospettive, ma insomma cerchiamo di andare avanti con questa attività sempre più difficile, avere un attivo, come dire, certo, no? Certo. Perché per esempio con la siccità l'anno scorso la stagione è andata male come raccolta delle foraggere, e per la prima volta nella storia della nostra azienda abbiamo dovuto comprare il fieno, il che è stato un impegno economico certo. notevole, e ai prezzi del fieno che stanno a me addirittura mi hanno chiesto 120 euro a ballone. Caspita. Insomma, sì, siamo riusciti a trovare fieno a 60 euro, però a ballone. Sì, sì. Quindi immagino. È così. E allora noi vi ringraziamo per averci dedicato questa giornata al signor Rinaldi, alla signora Di Domenico, e speriamo insomma di venirvi a trovare nuovamente presto. Vi aspettiamo. Grazie. Con piacere.